Il professor Viggiano, che ormai con tutti conoscete, che è una garanzia per il nostro Ateneo della buona riuscita di questo corso, che è un corso di storia medica, che ormai è diventato, scusate il bisticcio di parole, un corso storico. L'Ateneo lo propone da anni, che proponiamo anche quest'anno, e come ho detto prima, vede un grande riscontro. Dicevo prima al professore che questa volta il titolo è molto suggestivo, il potere delle immagini e le immagini del potere, perché le immagini hanno un grande potere, hanno un grande effetto su di noi, e il potere, inteso come potere politico, ha sempre cercato di raffigurarsi nell'arte, nei monumenti, nelle pitture, raffigurarsi e anche tramandarsi, come è stato proprio la storia della nostra Repubblica. E io quindi auguro a tutti un buon corso. Sono molto contenta che siate presenti in persona. Sapete che noi registriamo questi corsi, ma ovviamente auspichiamo che voi siate qui con noi. Se comunque qualcuno per vario motivo non può essere visto, poi c'è possibilità di recuperarlo con la visione da YouTube. Quindi grazie professore, buon corso e buon anno a tutti, visto che siamo a gennaio. Bene, grazie. Bene, grazie, buonasera a tutti e bentrovate e bentrovati per questo appuntamento. Adesso io non ho fatto il conto, ma credo che sia forse l'ottavo anno che presiedo, dirigo, insomma coordino questo corso, ed è una delle attività che, devo dire, tutta sincerità, mi fa più piacere essere presente, collaborare e provare a condividere, non con degli specialisti come siamo usi fare, ma con una platea di cittadine e cittadini, delle idee, dei tentativi di interpretare la storia veneziana, di leggerla da qualche angolo visuale, magari anche non del tutto convenzionale, e non seguire delle vie e dei sentieri troppo battuti. Allora, con qualche dispiacere devo dire che la lezione inaugurale, come voi probabilmente ricordate, è di solito preceduta dall'assegnazione di un premio che è dedicato ai giovani studiosi, alle giovani studiose di storia veneziana. Ora, io sapete che sono contro una visione apocalittica, come dire, del destino, ecco, del mondo in questo momento, però quest'anno, e questo deve rendere noi invece, sì, nella veste di docenti, ecco, universitari, più attenti, quest'anno non abbiamo ricevuto, il problema del Covid che ha creato evidentemente un vuoto, ce ne accorgiamo pian pianino, mentre stiamo tornando alla normalità, ci possono essere altri motivi, ma insomma quest'anno non soltanto non abbiamo avuto dei buoni testi, come ci capitava da giudicare, da considerare, ma addirittura non abbiamo ricevuto dei testi. Allora questo non deve indurci, come molti fanno, a pensieri funerei, però ci deve spingere ad essere più responsabili e anche più attenti nelle nostre lezioni, nei nostri corsi e in tante altre cose. E allora questo per dirvi che devo occupare uno spazio un po' più ampio, e quindi di fatto mi prendo il tempo della classica lezione. Ho più tempo, cioè, per provare a delineare alcune linee, i motivi, provare a spiegare le paroline che sono comprese in questo titolo, sperando che, oltre a questa presenza così inaugurale, quanto dirò vi solleciti anche a seguire i prossimi incontri. Allora, questo proviamo a fare insieme. Allora, il potere delle immagini, l'immagine del potere, questo va prima spiegato, e poi perché abbiamo pensato a declinare questa
copia di termini posta in modo quasi speculare, l'uno di fronte all'altro, invertendoli, insomma, e come mai abbiamo pensato di adattare questa griglia a un itinerario entro il Palazzo Ducale. Allora, prima dico, io sto in piedi perché sto sempre in piedi quando parlo anche all'università, parlo meglio, insomma, ecco, mi sento più a mio agio. Allora, il potere delle immagini, le immagini del potere. Una cinquantina d'anni fa, uno storico dell'arte statunitense dedicò un libro, e da lì è, come dire, uno degli impulsi, delle sinapsi che si mettono, si attivano quando si pensa a un titolo, a un argomento e si prova a incrociare una serie di impressioni. Questo titolo, dicevo, è proprio il titolo così, Il potere delle immagini, di uno studioso che si chiama Friedberg, che ha scritto un libro di grande successo e anche molto discusso, molto criticato. Cosa diceva brevemente Friedberg e perché ci interessa riportare questa sua definizione? Friedberg diceva, parliamo di un cinquantennio fa, insomma, molti di noi erano nati, molti di noi erano molto giovani e alcuni anche non erano ancora nati, e evidentemente molti studiosi, molti osservatori, scienziati sociali, antropologi, psicologi e quant'altro, avvertivano che l'umanità, almeno l'umanità che vive in questa sfera del mondo che chiamiamo il mondo occidentale, stava conoscendo, stava vivendo dei mutamenti profondi, delle piccole scosse telluriche che stavano cambiando il tessuto delle nostre relazioni, forse anche l'articolazione dei circuiti del nostro cervello, come si diceva, e le nostre consuetudini, insomma, di vita, non quelle culturali, ma proprio il modo di vivere, di stare insieme. E questa cosa era stata provocata da una civiltà in cui al potere della parola scritta, così si diceva, si stava sostituendo il potere dell'immagine. Evidentemente il cinema, la televisione, gli audiovisivi, e c'è la fotografia, tutte queste arti novecentesche stavano producendo una sorta di effetto cumulativo che stava cambiando la nostra percezione del mondo. Quella che i filosofi dicevano per secoli, la percezione del mondo, bene, stava cambiando ad opera di questa imponente invasione di immagini. Figurati, dicevano questo 50 anni fa, figuratevi oggi, in cui la sostituzione del sistema di riproduzione delle immagini e delle cose binario, analogico, è stato sostituito dai bit del sistema digitale. Quando io faccio una ricerca nominativa anche per questo corso, utilizzando un motore di ricerca, io in pochi secondi ho una quantità di notizie e anche di immagini proprio visive, iconiche, impressionante. In un minuto vedo quello che probabilmente avrei visto in un giorno di lavoro alla Marciana o in archivio o attingendo alla mia piccola biblioteca. Allora, questo è il potere dell'immagine. Allora Friedberg diceva, sì, abbiamo questa impressione, ma noi non dobbiamo farci travolgere da un'idea. E anche questa idea sta un po' alla base di questo corso, e cioè l'immagine che molto spesso noi abbiamo quando siamo un po' travolti o agitati o preoccupati dai cambiamenti in atto e diciamo, accidenti, sta cambiando tutto. Prima non era per nulla così. Bene, Friedberg diceva, certo, pensate anche all'altro grande studioso di quegli anni, no? Marshak McLuhan, lo studioso canadese che studiava proprio i mezzi di comunicazione e insieme ad altri lanciava degli anatemi contro non tanto i contenuti, ma contro la televisione come mezzo. Non tanto quello che c'era, che veniva fatto nella televisione, ma la televisione come strumento di conoscenza. Ecco, Friedberg diceva, ma attenzione, perché le immagini in realtà hanno sempre avuto un potere.
Cerchiamo dunque di vederne la genealogia. Ora lì c'era la prima parte di questa cosa, cioè il potere delle immagini, e cioè il potere che nel passato, nella società europea, dal Medioevo fino a, non lo so, fino ad oggi, le immagini hanno avuto. Però in quel libro mancava una cosa, che è il secondo, la seconda parte del titolo, e cioè le immagini del potere. E provo a dire l'unica cosa un po', forse un po' complicata di questa nostra escogitazione, mia, di Michele Gottardi, di Mario Infelice, delle amiche dell'Istituto, dell'Ateneo, scusate, eccetera, eccetera, che ringrazio sempre, è che a mio giudizio il problema stava proprio in questo, che erano considerate le immagini, scusate, era considerato il potere delle immagini, cioè la capacità che le immagini hanno di impressionarci, ma non erano considerate le immagini del potere. E cioè non era considerato il fatto che la produzione di artefatti, un quadro, una raccolta di arazzi, di tessuti, in cui sono dipinte delle imprese epiche o leggendarie, come accadeva nel Medioevo o nel Rinascimento, le incisioni in un cassone nella Firenze del 300-400, le cose che un po' vedremo, e cioè i principi quattrocenteschi, Venezia, Gonzaga, quelli di Carpi che facevano, abbellivano, ma vedrete non è solo abbellire, insomma, no? Riempivano le stanze dei loro palazzi di immagini intese a raccontare molte cose, ma anche la gloria della loro casa, e potremmo andare avanti. Quando andiamo al Louvre si arriva sfiniti, ma pensate, solo per fare un altro piccolo esempio, spero non così impressionistico, pensate al grande salone, di solito si scappa via perché si è già visto troppo, si è distrutti, non si riesce più a vedere niente, perché poi il potere delle immagini è anche quello di stordire, no? Ecco. E nella grande sala in cui Rubens dipinge i trionfi di Maria de' Medici. E poi potremmo moltiplicare queste cose. Un altro esempio celebre che gli storici dell'immagine e dell'arte ci ripropongono sempre, anche lì passiamo a passo veloce e quasi costretti dalla folla che ci preme, i saloni, il grande corridoio delle mappe dei palazzi vaticani, che è bellissimo, ma di solito non lo guarda nessuno. Ecco. E quindi tutti quelli sono dei luoghi in cui c'era sì il potere delle immagini, ma in quelle immagini si rispecchiava il potere. Ora, questo rispecchiamento, questo gioco tra immagini e potere è sempre complesso ed è diverso a seconda delle epoche, a seconda delle aree, a seconda dei luoghi. Perché c'è un'ultima suggestione in questa idea di unire immagini e potere? E qui voi sapete che a me piace proporre un po' così dei temi, cercando anche di legarli, ma non in modo banale, ecco, non in modo immediato, alla nostra attualità. In generale, non alle banalità, non al chiacchiericcio di questo, ho detto quell'altro, il Presidente del Consiglio, no, queste cose non interessano, ma a delle strutture un po' più consistenti della nostra quotidianità. Allora, un grande pensatore, studioso italiano che molti di voi conoscono, che si chiamava Norberto Bobbio, diceva una cosa che mi ha sempre fatto pensare e che ha fatto molto discutere, e cioè diceva: in una democrazia, cioè un sistema che noi abitiamo, secondo alcuni c'è qualche difficoltà, insomma, in questo, ma insomma noi viviamo in un sistema democratico rappresentativo, il potere deve essere sempre trasparente. Cioè il potere, diceva Bobbio, se intende essere un potere democratico, non fintamente democratico, non un'etichetta, ma un'autentica democrazia, deve essere trasparente.
Qualcuno rispose e disse: beh, caro Bobbio, non può funzionare così, perché il potere per mantenere l'ordine, e cioè per essere un potere, deve pur sempre, come dire, conservare. Nel Medioevo dicevano una sorta di gubernaculum, una specie di orto chiuso, di cuore segreto. Altrimenti non sarebbe un potere. E Bobbio diceva: no, e allora non è democrazia. Ora noi potremo adottare questo dibattito a molte cose che vediamo. Tra la segretezza e, come dicevano i giuristi nel periodo che studiamo, i giuristi di allora erano i politologi, diciamo così, come oggi gli scienziati politici, talvolta anche un po' i giornalisti, e dicevano le cose devono apparire alla più chiara delle luci, dicevano così in latino. Ecco, tra la più chiara delle luci e la totale oscurità ci sono anche molte cose in mezzo che noi conosciamo, e cioè le manipolazioni del potere, i nascondimenti, le nebbie. Allora, tutta questa serie di questioni e qui è scattata un po' la scintilla che ha portato a immaginare qualcosa per quest'anno. Queste cose che girano per la testa, insomma, hanno trovato un momento di sedimentazione nel momento in cui io ho visitato il Palazzo Ducale pochi mesi fa per andare a vedere una delle installazioni più controverse e discusse di questi anni, e cioè la mostra di un artista tedesco, Kiefer, che in due sale che studieremo, che vedremo in azione nel periodo che ci interessa, il 400, il 500 e il 600, aveva, come dire, predisposto degli enormi pannelli che raccontavano delle cose particolari. Io ho provato qua a mettere, queste sono le uniche immagini, spero non la prendiate come una provocazione, ma forse anche lo è, insomma, ecco. Poi alla fin dei conti lo è. Io ho messo queste immagini per ragionare altri 5 minuti prima di arrivare al contenuto del corso. Ecco qui. Qui voi vedete, molto ben riprodotte, quindi ringrazio l'Ateneo, e voi vedete qui una parata di oggetti pieni di robaccia, vesti annerite dal fumo, da un incendio, da un apocalissi, non si sa. Delle vecchie biciclette, dei pacchi che contengono delle cose annodati da così con dei cordami non ben definiti, neanche questi, che potrebbero forse alludere a una delle ossessioni di Kiefer, e cioè i perseguitati, gli esuli, gli ebrei che fuggono dalla Germania, quei pochi che ci sono riusciti. Il cielo è corrusco, interrotto da degli squarci di luce che qui, come in altri pannelli, ad alcuni osservatori hanno fatto pensare a una citazione di uno dei grandi osservatori ottocenteschi della luce veneziana, e cioè Turner, il pittore inglese, che ha riprodotto in alcune splendide, in alcuni splendidi quadri, Venezia, e poi sotto un terreno, non si sa se ci siano delle onde, sia dell'acqua o sia della terra. Qui un'altra immagine che ricorre, un palazzo ducale incendiato. Sopra il vessillo di San Marco, enorme, più ampio della facciata del Palazzo Ducale. Anche qui ci si è chiesti: che cos'è questo incendio del Palazzo Ducale? Ricorda i diversi incendi che il Palazzo Ducale subì nel corso della sua storia, ne vedremo, che distruggono questi incendi
tutti i contenuti delle stanze del Palazzo Ducale, molti dei contenuti dei quadri, degli arredi del Palazzo Ducale, e quindi costringono a ripensare all'iconografia del Palazzo Ducale, oppure è un incendio futuro, oppure è la fine del mondo, anche alcuni hanno detto. Questo autore tedesco, questo pittore tedesco, si riferiva a un pensatore veneziano che ha un nome nobile, era un erede di una famiglia veneziana, si chiamava Andrea Emo, che come molti dei suoi avi, adesso insomma, viveva di rendita sostanzialmente, e però cercava di viverci abbastanza bene, e cioè si dava a comporre dei pensieri filosofici che a me personalmente non convincono tanto, ma insomma, che sono stati poi fatti conoscere da un ex sindaco della città, della nostra città, che faceva anche il filosofo. E questo, devo dire, è stato interessante perché era emersa dalla lettura dei testi di Emo, così come li legge Kiefer rappresentando Venezia in questi grandi teleri della stanza del collegio, che entrambi, insomma, il filosofo e il pittore, avevano una visione ciclica della storia, non lineare. E cioè la storia si ripete in eterno, continuamente, in un gioco continuo di creazione e distruzione delle cose. Quindi non è che è il vecchio incendio e non è neanche il nuovo, ma è un eterno incendio che muove sempre le cose, che non sono mai fisse. Ecco qui poi lui sostituiva alle navi, gloria della Repubblica di Venezia, alle galere dei sottomarini. Qui ci sarebbe molto da vedere, vedete quella parte centrale lì che rompe il ghiaccio, che rompe il mondo, eccetera, eccetera. Ecco qui è la parte inferiore del telero, del Palazzo Ducale, in cui ci sono dei manichini, degli uomini senza testa. Chi sono? Sono le vittime della violenza della storia? Sono gli ultimi uomini? Sono i primi uomini? Qui un'altra immagine che può alludere anche qui a tante cose. Secondo alcuni, sempre ripeto, perché bisogna decifrare, non sono i quadri che vedremo di Tintoretto, di Tiziano, che anche quelli sono da decifrare, ma sono più evidenti. Secondo alcuni questa è un po' la stilizzazione in via geometrica di alcune di quelle grandi scene che riguardano la battaglia di Lepanto. Secondo altri è un cimitero di guerra, come dire, cioè il nostro mondo è questa cosa qua. E poi, infine, appunto, si ritorna al Palazzo Ducale di oggi. Allora, questa cosa, la visione di quei quadri così interessanti e inquietanti dentro le stanze del Palazzo Ducale, mi ha suggerito due cose. Una, che noi, fin da quando siamo bambini, quando ci portavano per la prima volta, noi, i nostri fratelli, le nostre sorelle, i papà, gli zii, a vedere il Palazzo Ducale, lo visitiamo come un monumento, chiuso, bloccato. E cioè la prima impressione che noi abbiamo quando entriamo in Palazzo Ducale è proprio quella, no? E cioè di una cosa bellissima, interessantissima, forse per i bambini un po' troppo lunga da visitare, ma che insomma è stata costruita in quel modo ed è lì a testimoniare quello che è stata Venezia. Per alcuni la sua grandezza, per alcuni la sua intelligenza, il suo gusto estetico, per altri la sua potenza e la sua prepotenza, perché c'è anche la costruzione dell'impero veneziano, ma quella roba lì, fissata una volta per tutte. Invece vedere quei quadri dentro quell'ambiente ci suggerisce che non è questo, non è così. Non c'è solo il monumento, la storia non è raccontata una volta per tutte e soprattutto in modo più, come dire, banale e fattuale, il Palazzo Ducale non è sempre stato così.
E allora l'idea del corso, oltre a farci forse un po' riflettere a queste cose, un po' forse da piani troppo alti, ci introduce anche nella realtà veneziana di oggi, in cui invece tutto è museo, tutto è Luna Park. E le cose non hanno una loro storia. Sono schiacciate, per così dire, in un eterno presente. Allora l'idea era quella di provare a far riparlare le cose e soprattutto anche insieme, non soprattutto, e insieme di far sentire le voci degli umani che risuonavano dentro quelle stanze. Non però in modo impressionistico, non così, ma cercando di intrecciare bene queste due dimensioni. Allora entriamo brevemente nel Palazzo Ducale e io dico solo due o tre esempi e poi vi dico i titoli delle relazioni e perché si inquadrano, a mio giudizio, mi auguro, bene, all'interno di questo, di questa struttura che è ancora vuota per il momento, no? Allora, siamo nel 1460. Uno dei più importanti organi di potere veneziano, appunto, le cose che noi andiamo a visitare quando entriamo nel Palazzo Ducale, era costituito, ne abbiamo parlato in vecchi corsi, dal Consiglio dei Dieci. Il Consiglio dei Dieci, proprio in quegli anni lì centrali di metà 400, stava, come dire, appunto, vedete, le eterne metamorfosi di cui abbiamo appena parlato, stava cambiando pelle. Si stava cioè trasformando, semplifico un po', da organo strettamente giudiziario e dedicato alla giustizia politica, ai tradimenti di Stato, alle congiure, si stava trasformando in un organo, oggi noi diremmo, con una serie di attribuzioni costituzionali molto più ampie, e cioè si stava occupando di fiumi, dei privilegi delle città di terraferma, del governo della grande burocrazia di Stato, della cancelleria ducale, della politica ecclesiastica di Venezia e tante altre cose ancora, cioè stava diventando un organo politicamente, diciamo così, di primissimo piano. Era composto da 10 consiglieri dei 10, da 6 consiglieri ducali e dal doge. Poi a questo si potevano aggiungere altre commissioni straordinarie e questo accresceva ulteriormente il potere di questo Consiglio dei Dieci. C'è la guerra di Ferrara nel 1482, allora facciamo entrare in Consiglio dei Dieci altri esperti, altri nobili veneziani che ci possono aiutare a deliberare bene. Al 1460... Venezia possedeva, dopo aver costruito a partire proprio all'indomani della Quarta Crociata con l'occupazione e la colonizzazione di Candia, questo siamo appunto nel XIII secolo, dall'inizio del 400 Venezia aveva costruito anche un dominio da terra che comprendeva l'odierno Friuli, si chiamava la patria del Friuli, Padova, Verona, Vicenza, più tardi Rovigo e anche Ferrara, che poi perderà, Treviso, già dal 300, insomma un grande corpaccione che si insinuava verso la Lombardia e questo tentativo veneziano di arrivare in Lombardia durerà praticamente fino alle guerre d'Italia, ai primi decenni del 500, quando il sogno, tra virgolette, di alcuni politici veneziani di mettere le zampe del leone a Milano tramontò alla Ghiara d'Adda, dove c'è l'Adda, una battaglia famosa dove Venezia, per aver rischiato molto, perse tutto e poi fece fatica a ricostruire il suo stato. Va bene, qui siamo nel 1460. Perché vi parlo di questo? Perché c'è una legge che in qualche modo può costituire forse il cappello introduttivo di questo discorso sulle immagini, sul potere, sul palazzo ducale, sul pubblico, sul segreto, su queste cose che abbiamo detto. Allora, sentite questa legge del Consiglio dei Dieci,
traduco un latino molto elegante e preciso. In quel momento i nobili veneziani che siedono nel Consiglio dei Dieci Altri sono anche umanisti, sanno scrivere bene, sono dotti. Da 10 anni sono arrivati anche dei maestri di greco, che stanno insegnando anche il greco ai veneziani, i più colti che vogliono impararlo, sempre delle elite ristrette, sia chiaro. Non siamo la democrazia di Bobbio, ricordiamo sempre questo come punto di partenza. Allora, si dice una cosa. Non c'è nessuno nel nostro regime, nel nostro governo, intendono così, che possa fornire qualche particolare informazione, dice proprio così, qualche particolare informazione, quando nel Consiglio dei Dieci, che sta diventando questo organo direttivo del controllo dello Stato, quando nel Consiglio dei Dieci ci si occupa di, ed elenca, civitates, le città, castella vuol dire le città fortificate, che sono come delle piccole città in realtà, e cioè pensate, non lo so, a Este, Montagnana, Marostica, questi medi centri che non sono delle comunità di villaggio, non sono delle comunità contadine, sono delle piccole cittadine che hanno 3, 4, 5 mila abitanti, mentre mettiamo a Verona in quegli anni probabilmente gli studi di demografia ci dicono, per darvi un po' la consistenza anche demografica e ovviamente di potere di questi centri, Verona ha più o meno questa altezza cronologica di questa legge, gli stessi abitanti di Firenze, quindi capite. E poi dice anche delle province, dice in termine latino, quello che i veneziani invece chiamavano, con un altro termine diciamo di derivazione latina, ma qui più dotto, più elegante, perché quello vi ho detto che sono degli umanisti raffinati, quello che i veneziani chiamano le podesterie, i podestà, i rettori. Allora non c'è nessuno che nel momento che ci si occupa di queste cose, bisogna decidersi, che i contadini prendono i forconi e inseguono i nobili, che quelli non pagano le tasse, che forse stanno entrando gli arciducali in Friuli, nessuno che ci possa dare delle informazioni precise sulla conformazione di quei luoghi. Allora, noi vogliamo prendere informazione precisa, il latino è di fatto l'italiano qui, no? De situ, della precisa ubicazione, de longitudine, de latitudine, e anche dei confini di quelle terre. Ma non come si fa adesso, dicono con un'altra perifrasi, per sentito dire, ma con gli occhi, dicono proprio così in latino, cioè vogliamo avere la visione precisa di quei luoghi. E allora voi rettori, nobili veneziani che andate a Verona, Padova, Vicenza, Montagnana, Este, eccetera, eccetera, dovete unire delle commissioni di uomini esperti che riproducano in modo dettagliato quelle cose lì, cioè che ci facciano un disegno di quei territori. Dicono vera pittura, cioè un dipinto autentico. Poi quando arriveranno questi dipinti a Venezia, poi noi incaricheremo, i veneziani sono sospettosi evidentemente di delegare ai sudditi, così sono chiamati, subietti, anzi, sono chiamati in questa parte, la conoscenza del loro dominio. E quindi dicono, dopo lo controlliamo anche noi. Eh sì, però qua già si vedono dei temi che poi emergeranno per 300 anni di questa diarchia, di questo sospetto, ma anche questa necessità di appoggiarsi. Allora voi mandateci queste mappe, questi disegni. Gli storici dell'arte sono diventati matti e hanno fatto molte ipotesi, perché questi non ci sono. Non si sa se vennero a Venezia, ci sono dei frammenti per alcuni, Verona per esempio, anche a Brescia, di qualche anno successivi, 1464-1465, che potrebbero essere, come dire, dei frammenti di questo disegno della terraferma. Perché è importante ricordarlo? Perché questa è la prima volta
che il potere esige di possedere un'immagine del suo dominio, non un mero rispecchiamento. Ci sono già i dipinti del Palazzo Ducale che rappresentano l'immagine del potere veneziano come potere civile, come grande potere, così era nelle stanze della sala del Gran Consiglio, del Maggior Consiglio. Prima dell'incendio del 1577, lo scrive Francesco Sansovino, questo poligrafo curiosissimo veneziano, che descrive le pitture della stanza del Gran Consiglio prima dell'incendio del 1577. Se vi interessa vederlo, è su Google, a proposito dell'assedio che noi abbiamo. Se voi digitate Sansovino, Gran Consiglio, eccetera, lo trovate. Lì ci sono tutte le scene di quello che evidentemente per alcuni era uno dei miti di fondazione della Repubblica di Venezia, ma ce ne sono tanti. Tante immagini che raccontano il mito della fondazione di Venezia, ne abbiamo già parlato 2 anni fa. Questo è molto interessante, perché in Francia ce n'è uno, praticamente, l'unzione reale dei Merovingi. Lì si costituisce la sovranità del re di Francia. Qua ce ne sono tanti. E lì quelle scene sono le storie di Ottone III, dell'imperatore Federico e della mediazione che Venezia fa per creare una grande pace. Molto interessante questo. Non è la guerra, dunque, attiva, ma la capacità di cucire tra i grandi poteri. E Sansovino anche un po' corregge, perché dice: ma forse bisognerebbe stare un po' attenti, perché sembra quasi che il potere veneziano sia quasi derivato da questi altri poteri. Ma non è vero, Venezia fonda il suo potere perché è stata fondata autonomamente, liberamente, molto tempo prima. Bene, queste immagini correvano nelle stanze del palazzo a chi entrava nel Maggior Consiglio. Quello era un modo di immediata rappresentazione del potere veneziano. Insieme, ci racconta Sansovino, è peccato averla persa, ogni tanto quando leggiamo queste cose, ha ragione Kiefer, chissà quante robe abbiamo perso. Di queste cose c'è solo una descrizione. C'erano 19 di questi grandi quadri, ho fatto un conto, forse, spero di non aver sbagliato, 11 erano di quello che gli viene chiamato Giambellino, Giovanni Bellini. Un altro era, Sansovino dice, sentite un po' come cambiano i nomi, Vittorio Scarpaccio. Scrive proprio così, non Carpaccio, dice Vittorio Scarpaccio. E che anche lui, che ha dipinto a molti di questi bellissimi quadri, eccetera, eccetera, eccetera. Ma insieme a queste imprese che non sono militari, sono una specie di repubblica come grande madre della pace del mondo, corrono poi una serie di ritratti, molti di questi sono di Tiziano, che rappresentano, è una specie di pantheon latino delle glorie veneziane. Non solo i dogi, state bene attenti, ma tutti i nobili veneziani che si sono distinti in guerra e in pace. E insieme a loro, quello che ho detto prima, questi nobili, umanisti, dotti, ci sono le immagini dei grandi maestri del 400, del primo 500, di latino e di greco, e poi ci sono gli ingegneri, e poi ci sono gli architetti, ci sono i tecnici. Ora, il fatto che invece, quello è il potere che rispecchia se stesso, è l'immagine allo specchio, no? Penso così. Invece, quell'input che c'è nel 1460, e poi in altre cose nel 1479 che vi dirò tra un minuto, lì è il potere che invece guarda i sudditi. È tale perché ha creato un mondo di persone ubbidienti e sottomesse. E lo splendore del potere deriva anche dal fatto che alcuni possano vedere quelle mappe. Avete capito, no? Il meccanismo non è semplicemente io non mi rispecchio più, una specie di
come dire, di impulso autistico, guardo come sono bello e potente i ritratti di Luigi XIV nel 600. Funzionavano così. Ce ne sono migliaia. Sono stati studiati in alcuni libri. Non è solo questo. Io attraverso la rappresentazione dei miei domini, come faceva il Papa in quella famosa, in quel famoso corridoio, non soltanto mi autocertifico come un sovrano potente, ma garantisco, faccio vedere, rendo visibile anche a chi viene a vedere quelle mappe quanto potente sono io. Probabilmente già dal 1442, perché questa notizia è di allora, esistevano, e tutti gli ambasciatori stavano appena cominciando a crearsi questa carica dell'ambasciatore, tutti i viaggiatori che arrivavano a Venezia appunto nel 1442 chiedevano di poter visitare le stanze che contenevano i mappamundi, da cui poi è derivato il nostro termine, e cioè delle rappresentazioni, quello che si sapeva allora, del mondo e anche dell'Italia. E allora lì, vedete, questo gioco tra pubblicità, segreto e quello che c'è in mezzo, ci sono delle cronache di questi stranieri che ci raccontano tutti questi riti, queste raccomandazioni, queste richieste, così di poter entrare a vedere questo scrigno prezioso delle immagini che stavano dentro il Palazzo Ducale. Ha scritto uno studioso, Jürgen Schulz, che ha esaminato bene queste cose e descrive proprio queste stanze, come oggi sono chiamate, dell'anticollegio, del collegio. Ne parleranno meglio i nostri amici nelle prossime lezioni. Dice lì dove gli ospiti sono l'ambasciatore del Duca di Milano, gli ambasciatori di Firenze, eccetera, eccetera, e altri naturalmente, ma questo tipo di persone, non i passanti che girano per il Palazzo Ducale e dicono io voglio vedere. C'è già un filtro, poi sul filtro c'è un ulteriore filtro, dove gli ospiti con il loro seguito si preparavano all'incontro con il Serenissimo Principe, che li attendeva probabilmente, ma insomma anche qui c'è una discussione, vedremo di risolverla, ci sono diverse lezioni, lì dove Kiefer ha messo i quadri, va bene? Proprio lì, il doge con i suoi consiglieri, con la Serenissima Signoria. Le mappe potevano servire, scrive Schulz, a imprimere nella mente dei forestieri, scrive Schulz così, la grandezza dei domini della Repubblica e l'immagine del corpo dello Stato come, dice Schulz, qualcosa di immutabile. Allora, non soltanto l'immagine del potere, ma anche l'immagine di quel potere, contrariamente ancora una volta ai quadri di Kiefer e a quello che sappiamo, come eterno. Qui vediamo appunto in azione, ancora una volta, dei meccanismi complessi, no? E forse io leggendo queste cose, non so voi cosa pensate, qualche dubbio ce l'ho. E mi chiedo, e chiederemo anche ai nostri altri collaboratori, ma veramente funzionava così? Cioè veramente chi visitava, riceveva, si imprimeva, come dire, nella sua corteccia cerebrale, aveva questa impressione, usciva da quelle stanze con quell'idea del potere perpetuo, eterno della Repubblica? Non lo so. Io sono un po' scettico, ma insomma, direte voi. Allora, una delle domande comunque che ci dobbiamo porre,
e che Friedberg si poneva in quel libro che vi ho detto, è veramente come funzionano le immagini. Sono veramente uno strumento di propaganda, di propaganda dolce, di convincimento, di seduzione, oppure forse non sono solo le immagini che rafforzano quel sentimento, ma sono i luoghi o i modi in cui noi ci approcciamo a quell'immagine. Esco ancora un momento dal seminato della storia veneziana. Molti di voi sapranno che c'è una grande querelle, no? Intorno alla colonna Traiana a Roma. E in effetti, io quando andai bambino dai miei parenti a Roma, molto ignorante naturalmente, ma mi posi quel quesito che poi ho visto che si sono posti alcuni specialisti. E cioè, sei lì alla colonna Traiana e dici, sì, ma cosa vedevano? Perché poi ci sono stati questi bellissimi studi che ci hanno mostrato tutta... Sì, vabbè, ma cosa vedevano? Niente, forse una certa altezza, ma poi... Quello che importava, ha spiegato un grande studioso di questi manufatti classici, quello che contava era l'impressione che dovevano avere. Non dovevano cioè decifrare esattamente, come poi hanno fatto bravissimi e fanno ancora adesso nel Palazzo Ducale e gli altri, gli storici dell'arte, tutti gli episodi, tutti i piccoli simboli, tutte le allusioni, ma dovevano avere un'impressione. Allora qui non è tanto, è un potere dell'immagine, sì, è un potere del manufatto, ma non così come lo intendiamo noi. È un manufatto che esercita il suo potere perché è inserito esattamente in un luogo. E perché intorno a quel manufatto inserito in quell'ambito si dicono molte cose, e cioè noi andiamo a vederlo con molte aspettative. E ci succede sempre, perché io per esempio prima di andare a sentire Kiefer, ero andato da un mio amico e mi ha detto no, non sta andare, è una porcheria. No, ma è legittimo, no? Sì, dopo non discutiamo di quello, ma ci siamo capiti, no? E un altro ha detto, no, va, interessantissimo. Io non dico cosa penso io, ma perché lascio ciascuno, insomma, pensarci su, ma ha funzionato, no? E cioè un sistema di aspettative, di cose dette, le memorie che ciascuno di noi ha, di altre cose, poi, come dire, cortocircuitano nel momento che ci troviamo di fronte a quella roba lì. Allora, la prima domanda è, prima dalla parte di chi guarda, come funzionavano? Perché guardate, non scrivevano mica io ordino a quella scuola lì che mi faccia una rappresentazione, diciamo uno dei quadri più celebri, ma insomma, della Quarta Crociata, dell'assedio di Costantinopoli, eccetera, eccetera, perché voglio che quando qualcuno entra a vedere quel quadro capisca queste cose. Non c'è questo aspetto programmatico, non c'è questa pedagogia proclamata. E quindi noi possiamo porci legittimamente tutti questi interrogativi. Allora, da una parte c'è cosa vedevano veramente, che impressioni avevano, dall'altra parte c'è un programma iconografico dentro questo Palazzo Ducale. Certo che c'è, è ovvio che c'è. Ma che tipo di programma iconografico è esattamente? Allora, solo per darvi un piccolo suggerimento, qualora vi venga voglia, tanto entriamo tutti gratis, siamo tutti veneziani, e vale la pena ogni tanto andare a vedere dei pezzettini, anche una volta, no, fare il turista, visto che una cosa gratis, almeno quella, andiamo a vederci un piccolo frammento e ragioniamoci su, magari avendo letto qualcosetta. E allora io per esempio ho provato a fare una raccolta, una prima scrematura molto superficiale, non è un'indicazione, non lo scriverei mai da nessuna parte, però io ho questa impressione guardando i titoli e la miriade di quadri che ci stanno là dentro. Allora, la prima è che non c'è descritto un mito veneziano, un mito della fondazione di Venezia o della funzione di Venezia nella storia. Non c'è un programma, cioè iconografico, unico.
ma ce ne sono molti, ce ne sono diversi. C'è per esempio uno che interessa molto agli storici, alle storiche americane oggi, e cioè della, loro sono ossessionati perché il loro sta crollando, è tutto sbrecciato, sono ossessionati dall'impero. Allora sono incerti se pensare che l'impero è una buona cosa o cattiva. E proiettano questa nevrosi nelle cose che studiano, no? Ci siamo capiti. E allora viene fuori che Venezia allora era un impero perché si vede, guardate cosa fanno i greci, guardate che tronfi che sono quando vanno a occupare i luoghi degli infedeli. Allora c'è certamente però c'è questo, c'è una Venezia barocca, c'è una Venezia guerresca, c'è una Venezia che si inventa dei miti di origine anche su quello, attingendo al passato antico, medievale, alle antiche cronache, ma c'è anche quell'altra cosa, questa di questi miti umanisti, da come ho capito io, del progetto descritto da Sansovino, di quello che non vediamo, di quello che è andato bruciato nel 1577, che era una specie di Venezia come seconda Roma, come Repubblica Pacifica però, di saggi, che ha le sue memorie, che ha i suoi libri antichi, come i romani allora avevano i primi due libri di Tito Livio, ce li abbiamo anche noi. Allora convivono, e poi si potrebbe approfondire in tanti altri modi, convivono per così dire diversi moduli, oggi si dice così, no? Diverse idee di quello che Venezia era. Anche questo credo abbia un suo fascino però, no? Andiamo ad esempio sempre in quelle stanzette lì per andare verso, sì, 5 minuti, 10 minuti a una conclusione. Proseguiamo un piccolo circuito, quello che vi propongo oggi. Nella sala, nelle sale delle quattro porte dell'anticollegio. Queste sono sale abbastanza importanti perché accade quello che abbiamo letto in Schulz e che ci spiegherà per esempio Giovanni Florio, e cioè uno dei modi in cui degli estranei, cioè dei non nobili, potevano visitare il palazzo ducale era quello, sapete, di, beh, gli ambasciatori ci andavano per cose importanti, ma a parte questo ristretto nucleo, i non nobili, va bene, aggiungiamo i non ambasciatori, avevano il diritto di entrare in palazzo ducale in numero ridotto quando portavano una supplica, quando portavano cioè un'istanza. Ovviamente questo non è soltanto un gesto, come dire, meccanico o burocratico, voi capite bene che portare una supplica, ma ne discuteremo, significava sollecitare il potere a esprimersi attraverso uno dei gesti che lo connotano di più in antico regime, e cioè il potere di concedere una grazia. Come il Padre Eterno. Grazia è un termine religioso, no? Il potere di questi stati premoderni rappresenta se stesso anche attraverso questa capacità di ascoltare l'ultimo suddito, quello che abita a Castel Gomberto, quello che abita nel Canal del Ferro, quello che abita nelle valli bresciane, quelli che abitano a Corfù, eccetera, 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 le isole della Dalmazia, di dare ascolto paternamente, chinandosi di fronte a questo suddito, tormentato, colpito nei suoi beni, colpito dalla violenza dei prepotenti, e di concedere, o dalla violenza dello Stato anche, e di concedere la grazia. Bene, in quel luogo deve essere, come dire, abbellito, beh, in un certo modo, perché mentre in altre stanze ci si entra solo, come si dice oggi, insomma, se si è sfigati, se si ha una sfortuna, meglio non presentarsi al Consiglio dei Dieci, vero? Perché lì si era sotto un tribunale anche piuttosto severo, ecco. Ma in questo anticollegio, in questa sala in cui si attendeva di portare le supplica, e c'è anche tutto un rituale di chi si faceva attendere di più, di meno, di come ci si faceva raccomandare. Questi che scrivono dalla terraferma, ma hai portato i carciofi all'usciere, hai portato il vinello delle nostre colline, perché quello gli piace a quel signore lì, poi ti fa entrare prima.
Però anche questo è interessante, perché pensate un po' che l'ambasciata, non parliamo dei contadini analfabeti, e neanche di Renzo Tramaglino, c'è tutta una mediazione, c'è chi scrive per loro, ma pensate che siedono a fianco l'ambasciatore d'Inghilterra o dell'imperatore e questi qui, e attendono udienza, per così dire. Allora lì bisogna pensarci bene. Allora ci sono diverse cose. Allora vediamo un piccolo appunto, sempre un po' querulo, un po' curiosone, così, ma simpatico, insomma, Sansovino, che ci descrive tante cose, che come un antiquario ante litteram, uno che fa proprio l'antiquaria, ci descrive quelle che lui chiama le mandole, cioè gli ovali, che stanno sopra, che quindi poi ci si siede, si guarda, no? Ecco. Allora, sentite un po' cosa c'era lì. È molto breve, e noi però potremmo, la lascio anche un po' alla vostra riflessione, un po' a pensarci su, no? Allora, Verona, come è rappresentata Verona? Con l'arena. Verona con l'arena è interessante. Perché l'arena non è un simbolo veneziano, è un simbolo romano, classico. E i veronesi ci tenevano molto a farsi rappresentare come figli di quella civiltà e non sudditi, come scrivevano il Consiglio di Dieci nel 1460 di Venezia. E quindi questo è interessante. C'è stata una pressione, è una volontà di mediazione, è un fare l'occhietto da parte di Venezia, non lo so. Padova, come nel detto più volgare, insomma, che usiamo tutti fin da bambini, con i libri. Però Venezia, Padova con i libri vuol dire tanto, perché Venezia aveva deciso che lì, non a Venezia, perché gli intellettuali possono essere pericolosi, lì deve stare lo studio, cioè l'università dello Stato, in cui, state bene attenti, già da leggi del 400, tutti quelli che vogliono esercitare una carica dentro lo Stato Veneto devono laurearsi lì. Vuoi fare il giudice, vuoi fare il medico? Sì, puoi andare a Bologna, a Innsbruck, puoi fare quello che vuoi. Ma per la Repubblica non lavori. È veramente una Repubblica dello Stato. Quando i miei colleghi hanno intitolato, perché voi sapete questa cosa di 800 anni, abbiamo sempre questa malattia dei centenari, dei bicentenari, questa roba. Vabbè, e hanno deciso 800 anni, questa cosa, sono più vecchio io, sei più vecchia tu, mi fa miseria, perché anch'io sto invecchiando, ma cosa vi viene in mente, insomma? Ecco. Ma detto questo, loro dicono, usiamo questo termine, la libertas patavina. Allora, prima di tutto, non è libertas perché, avete capito, no? Funzionava come un ente, e c'era anche la magistratura che si chiamava i riformatori di studio di Padova, che gli diceva quanto dovevano pagare i docenti, che materie dovevano essere insegnate, quali libri dovevano essere letti, quindi tutta questa libertas. Poi, detto così, per fare un'altra piccola battuta, permettetemela, quel termine lo pronunciò un signore che era un grande studioso, un grande archeologo, che si chiamava Carlo Anti, che è una persona seria, che però era fascistissimo, talmente fascista, da essere il ministro, diciamo il sottosegretario ai beni archeologici culturali della Repubblica di Salò. Allora, forse penso io, aveva un'idea della libertà un po' diversa da quella che dovrebbe essere la nostra, però insomma, detto così, bisogna sempre stare attenti anche a come si coniano gli slogan. Ecco. Allora, Padova sono i libri, Brescia con le armi. Sì, voi sapete, le valli bresciane sono ancora ricche oggi per quello, è uno dei motivi anche di discussione proprio in questi giorni, no? Sono, nelle valli bresciane c'è la produzione delle armi per la Repubblica di Venezia. Qui direi che non ci sono ambiguità. Interessante l'Istria, con una corona per dimostrare la sua indipendenza dagli Asburgo. Perché in Istria, l'Istria, Venezia, possedeva una parte dell'odierna Istria e aveva insediato anche un numero enorme di propri rappresentanti, ben 13.
ma appena al di là di pochi chilometri c'erano le contee imperiali e quindi ci si teneva a dimostrare, a raccontare per immagini che lì c'era una zona di confine delicato, complesso. Però noi ci teniamo all'Istria, una corona. Treviso con la spada nel fodero. Trevigiani, poveretti, sono stati i primi conquistati. Non sono bellicosi, sono il nostro giardino, diranno in altre cronache. Niente. Treviso, la spada col fodero. Mi farebbe già discutere un'altra, se dovessi guardare come quelli che portavano le suppliche nel 500, guardare il soffitto. Il Friuli con la spada, così la descrive uno che ha osservato, non è il programma esplicito, con la spada in atto di essere messa nel fodero. Io ho detto però strana questa descrizione che ha fatto questo storico. In realtà io che conosco un po' i rapporti tra Venezia e il Friuli per 200 anni, quella spada è a mezza via, cioè il gesto potrebbe anche significare che i friulani la stanno ritirando fuori. E infatti sulla fedeltà dei friulani, soprattutto di quelli verso la Pontebba, il Cane del Ferro, Cividale, ci sarebbe molto da dire. Per esempio a loro questa roba, o andate a Padova e lavorate con noi o non siete sudditi, contava poco. Troviamo decine e decine di famiglie nobiliari friulane che proprio quando questo qui, 1578, vede queste cose, stavano combattendo per eserciti che si opponevano a Venezia. Andavano a laurearsi in diritto a Innsbruck, nella grande università imperiale dell'imperatore di Massimiliano, di Carlo V. Vicenza c'è i frutti invece. Vicenza è fuori da queste possibili, ai frutti. Sappiamo che anche lì è una bella scelta, una bella semplificazione, no? Vicenza poteva essere anche molte altre cose, ma qui è rappresentata come la terra, come una specie di grande orto. Sarà che proprio lì abbiamo trovato quelle suppliche dei carciofi, del vino, chissà, che portavano. Però è un'analogia un po' così, non prendiamola sul serio. Ecco. Allora, vedete soltanto, anche partendo da un piccolo frammento, come si può ragionare su questo rapporto tra quello che accade lì dentro e quello che c'è lì sopra. E io ho provato, ma in modo ingenuo, a provare a pensare che gli storici dell'arte, e noi siamo bravi spesso a fare il nostro lavoro, ma che molto spesso non cerchiamo di capire come pensavano e come vedevano, è molto difficile, ben inteso, gli uomini, le donne di allora. Per questo ho pensato appunto a chiedere a questi miei amici di parlarci di questo rapporto, poi speriamo, sono convinto che lo faranno bene. Allora, Mario Infelice, gli ambasciatori, ecco proprio quello che un po' vi ho detto, ricevere gli ambasciatori. Perché qui è la cosa interessante, perché noi faremo vedere le immagini, ma faremo sentire le voci. Esistono dei documenti, perché voi sapete che in questo corso io ci tengo molto che si facciano vedere i manufatti, i materiali delle cose su cui noi lavoriamo. E lì c'è una cosa straordinaria, una serie straordinaria nei nostri archivi. E qua Giovanni Cagnato lo sa bene, che si chiama le esposizioni. Esposizioni Principi o Roma. Qui sono dei resoconti parola per parola, e questo è rarissimo a Venezia, perché solitamente i veneziani, quelli del Consiglio dei Dieci, non c'è mica il dibattito, non c'è mica la querel, le posizioni differenti. Quella legge che vi ho letto nel 1460 è votata così, 11 a favore, 4 contrari e 2 si diceva non sinceri. Che bello questo termine veneziano, a proposito di questo. Non sinceri, che vuol dire, insomma, astenuti, ma talvolta poi quando si va a vedere era anche gente che pensava diversamente. Ma di queste voci non troviamo, se non in qualche cronaca, quando le scrivono inizio 500, cioè non troviamo il dibattito che ha portato a quella decisione. È tutto molto stilizzato, e cioè il mito della Repubblica come un sistema ordinato in cui tutti si vogliono bene, lo si vede già dal modo in cui loro
conservano e riproducono i dibattiti raffreddandoli, quel ghiaccio lì di Kiefer, nelle loro carte d'archivio. Però, per fortuna, quando arrivano gli ambasciatori, per esempio gli ambasciatori del Papa, quelli del Duca di Milano, beh, allora lì scrivono tutto, parola per parola. Abbiamo un resoconto stenografico. Addirittura coi gesti. A un certo punto quel nobile veneziano, il doge Leonardo Donà, si arrabbia, alza la voce, si mette a gridare. Molto interessante. Allora vedremo questo dentro quelle sale che ho detto. Giovanni Florio invece ci fa vedere, li ho messi apposta insieme, in successione, perché invece ci fa vedere i sudditi, cioè quelli che arrivano a portare queste suppliche. E perché è interessante? Perché è interessante perché anche di questi sudditi abbiamo una relazione scritta dettagliata, potremmo dire quasi giornalistica, perché lì arrivano quei loro nunzi e i nunzi scrivono, sono delle specie di ambasciatori delle città suddite, e i nunzi scrivono le loro città. E quindi anche qui ci sono molti particolari interessanti. Poi ci spostiamo nella sala della Vogaria, e parlo io della sala della Vogaria, e però non ho scritto la sala della Vogaria, ho detto con gli occhi della giustizia, perché la Vogaria ha una sala in cui ci sono, non so se qualcuno di voi ha voglia di andarci a dare un'occhiata tra le nostre lezioni, in cui, ve lo consiglio, insomma, ecco, in cui ci sono delle rappresentazioni molto interessanti, però erano una specie di zelig, come avrebbe detto Woody Allen, di camaleonti, e cioè loro potevano entrare di fatto in gran parte dei consigli della Repubblica. Allora hanno una loro stanza, ma la loro presenza è anche altrove. E poi nei palazzi ci sono gli spie, gli informatori, e c'è un particolare, ve lo dirà lui, è un piccolo particolare, una piccola lunetta, in cui probabilmente il Palazzo Ducale è ritratto uno di questi spioni, di queste spie, di questi informatori, che sfugge dunque a quella rigida clausura che è prevista. Poi Giorgio Tagliaferro, che già conoscete, ci riporta nella sala del Maggior Consiglio. Io faccio venire, non so se sia qui, è qua Giorgio, è arrivato? Dov'è? È lì, beh, guarda, dico questa roba. Allora, io lo faccio venire ogni anno a raccontarci delle cose, perché le racconta molto bene e perché anche deve scrivere un libro su questa cosa del Maggior Consiglio. Allora lo incoraggiamo ogni anno a produrre questo suo lavoro, che credo sarà molto interessante. E allora appunto finiamo con questa cosa nella sala del Maggior Consiglio, in cui quel gioco di decifrazione, di immagini, di rifrazioni, di molteplici ermeneutiche, no? Che lì è moltiplicato veramente, non dico all'infinito, ma almeno per il numero di coloro i quali, ecco qua la copertina, così chiudiamo, questa bella immagine settecentesca che avete proprio sulla riproduzione, e che è il modo in cui in questa direzione, insomma, venivano organizzate le votazioni del Maggior Consiglio. Nel 1550 ci sono delle votazioni in cui intervenivano 2500-2600 nobili, poi c'è un calo demografico e se ne perdono 700-800, ma insomma era un consiglio, quando arrivano i viaggiatori, Goethe, eccetera, dico, ma questo è un consiglio politico, ma dove c'è una roba del genere? Sì, va bene Repubblica oligarchica, ma 1800 a prendere decisioni è una bella stranezza. E allora insomma racconteremo di questa sala del Palazzo Ducale. Bene, ho parlato anche troppo. Grazie e arrivederci. Una cosa devo dire, perché probabilmente lo sapete, e insomma, come dire, vi incoraggio, ecco, adesso vi dico perché la settimana prossima, non voglio danneggiare nessuno, però non mi guardino male qua i direttori, ecco. Ci sarà l'Annunziata, che presenta un suo volume. Noi saremo nella saletta di sopra, insomma, sono sicuro che verrete.